Signori, oggi secondo video quiz, dopo quello sulle mogli, è andato veramente molto molto bene, infatti vi ringrazio, abbiamo superato gli 8.000 mi piace e quindi vi chiedo un'altra volta di superare questa cifra. Lasciatelo tutti, lasciate un bel mi piace per avere settimana prossima magari un nuovo quiz. Potremmo fare un quiz a settimana per cambiare un po' e non portare sempre FIFA. Io vi lascio il video, guardatelo tutto dall'inizio fino alla fine. Buona visione, bella! Ciao a tutti ragazzi, qui è Giuatrenesanta e ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui finalmente tornati con un video un po' particolare, sempre ovviamente con ZW Jackson che saluto, benvenuto anche oggi. Ciao Giuse, ciao ragazzi, ciao a tutti. Siamo ancora qui per un quiz. Quest'oggi Esatto, che quiz esatto. facciamo? Avete visto un paio di giorni fa il quiz in cui appunto abbiamo cercato di indovinare i giocatori vedendo le loro mogli? Adesso facciamo qualcosa di un po' diverso, qualcosa di classico, ovvero indovinare il calciatore guardando solo le squadre in cui ha giocato. Bella, È mi piace veramente chiarissimo. tantissimo questa challenge. Certo, non perdiamo tanto tempo a spiegarla perché avete già capito. Qui in basso vedete la grafica. Questa volta niente opzioni, perché con le opzioni sennò diventava troppo facile. Con le No, mogli infatti. sì, perché non si sapevano. Invece qui possiamo appunto provare a buttarci sbagliandole tutte, non vede, senza vedere le opzioni. 5 Va giocatori a bene. testa, partiamo e vediamo un po' chi ha la meglio. Parto io? Mando io? Vai, manda, manda. Ok, Ricordo mando che la sì, prima. certo, guardiamo sempre in basso. So che è brutto perché siamo con la testa su giù, però così almeno riusciamo a vederle. Allora, Mi arrivava la prima, se non erro. Perfetto. mi è arrivata e voi la vedete qui nello schermo. E io direi che mi posso tranquillamente buttare e dico Di Maria. Ah, proprio sei andato semplice semplice sul velluto con questa. Eh sì, semplice Sai che a semplice, me non giusto? veniva in mente il Benfica? Cioè, Benfica e Real Madrid proprio non me lo ricordavo. Guarda, io Real Madrid sì, però Benfica neanche io. Però guardando gli anni che gioca nel Paris Saint-Germain, poi United, poi c'è stata la partita contro il Paris Saint-Germain che Ah, l'hanno beh, bombardato di sì. fischi, quindi ho collegato subito. E quindi niente, Bravo. primo punto. Ci Primo sta. punto 1-0 per te, dai. Sono curioso di Esatto. vedere che giocatore mi mandi. Però sii clemente almeno all'inizio. Tipo Aboubakar che gioca in quarta divisione inglese, tipo. What? Davvero? No. Ah, ok. Adesso ti Tanto non ci arriva. credo. Adesso ti arriva. Allora, ci Vai. sono alcuni molto molto semplici. Questo qui non penso che sia quello più semplice dei 5, però uno dei 5 è praticamente scontatissimo. Comunque, vedete qui nello schermo già l'immagine e io la sto mandando adesso. Ok, la Madonna, ma in quante squadre ha giocato questo? Eh sì, ha cambiato squadre. Torino, Parma, Napoli, Galatasaray. Sì. Genoa, Bologna, Montreal Impact, Bologna. Allora, è un giocatore ancora in attività da quello che sto vedendo e gioca ancora al Bologna. Allora, sarà Montreal Impact? Ma che cavolo è? È un giocatore che conosci di sicuro, al Ah, forse ho 100%. capito, forse ho capito. È Gemaili. Bravo. Uno a uno. Sai come dal Napoli, ho visto 86 partite e ho detto ma che cavolo è che ha fatto così tante partite? E mi è venuto in mente Gemaili. Sì, Ok. giustissimo, Questa, giustissimo, ammazza, se questa giustissimo. era la prima, immagino le No, ultime. le altre sono più semplici, cioè ce n'è Ah. una scontatissima, quindi vai tranquillo. Ok, allora rispondo io con la seconda domanda. Vai. Questa dovrebbe essere semplicina, Fammi sapere. Ok, va bene. Vado secco e dico Bonucci. Bravo, ma l'hai visto tra l'altro che Bonucci ha giocato sia nell'Inter che nel Milan che nella Juve? Allora, sì, ho visto perché mi sembra che tipo tempo fa su Instagram giravo una foto con tipo Bonucci con la maglia dell'Inter, non mi ricordo bene, comunque sapevo di sta cosa e Bari sì, e poi classico passaggio Juve-Milan-Juve, ci stava la Sì, grande. quello lì sì, infatti era facile. Sì, Comunque dai, sì, sì. 2-1, fino adesso Ok. tutte azzeccate. Va bene, le altre sono più complicate, giusto? Diciamolo anche che tipo tu ne hai messa una quasi impossibile, detto? Sì, ne ho messa una veramente difficilissima. Ok, va bene. Allora ti mando la seconda. Sì.
Allora, Genoa, Juve, Genoa, Juve, Genoa, Zenit, Genoa. Dovrei aver capito grazie a quello Zenit, perché altrimenti Genoa, Juve, Genoa, Juve, ho detto, chi è? Invece dovrebbe essere Mimmo Criscito, no? Giusto, giustissimo, giustissimo. Grazie giustissimo. Al passato lo Zenit. Tra l'altro, 7 anni in Russia ha fatto. È volato il tempo, eh. Per me, cavolo, tipo, erano 3-4 anni, non cavolo, non 7. Mamma mia. Ci sta, 2 a 2 comunque. Complimenti. 2 a 2. Dai, grazie, questa qua ci poteva stare, eh. Eh sì, allora, ti ho detto che erano un po' miste, capito? Quella di prima un po', magari ci dovevi pensare un po', questa era intuitiva. Quella che ti mando adesso è abbastanza mediocre, cioè tipo difficoltà 6. Vediamo se la indovini. Difficoltà 6? Sì, ti è arrivata? Sì, mi è arrivata. E? Non stai capendo? Non sto capendo. Ah, aspetta. Sì, qua dico Siriku. Bravissimo. Giusto? Ok, giustissimo. Ok. Allora, il San Germano aiutava tanto, eh? Sì, infatti, cavolo, ho detto 2000, ma ho detto, ma chi cavolo è? Poi non mi ricordavo Siviglia o Osasuna, raga, sono onesto, non mi ricordavo Osasuna proprio. Osasuna poi. E poi ho visto il Torino e ho collegato, ancora in gioco, diciamo, sta ancora giocando e quindi Siriku. Bravissimo. Ok. Adesso tocca a te. Ti sta arrivando in questo preciso istante la terza, che è un po' complicata, però è un giocatore che conosci di sicuro al 100%, cioè tutti quanti noi lo conosciamo, però magari vedendo le squadre... Forse le ultime il due Grenoble, Istres, Tours, Montpellier, Arsenal, Chelsea. Allora, sicuramente è un giocatore francese. Te lo dico perché comunque le prime quattro squadre, se non erro, sono squadre francesi. E Arsenal, Chelsea... No, Chelsea... No, Peter Sek, se non erro, è Chelsea-Arsenal. E Arsenal, Chelsea è... Ah, ho capito, Giroud. Bravo. Eccolo giusto qua. Giusto. Difficile questa, eh? Sì, cioè basta guardare le ultime due, perché dopo Montpellier e le altre era praticamente inutile, perché cioè io non sapevo che aveva giocato anche lì. Però sì, ci sta, difficile, però bravo. 3-3. 3-3 e questa è la quarta, quindi siamo vicinissimo alla bomba, questa anche è difficile. Anzi, okay, secondo me non indovini neanche questa. Ok. Però te la sto mandando lo stesso. Dai, proprio devi essere un amante del calcio per indovinarla, eh. Allora, mi è arrivata, voi la vedete qui nello schermo, raga, ovviamente. Io sto riflettendo. Difficile questa. Madonna mia. Sai che non mi viene, eh? Allora, provo. Gioca ancora nel Torino, sì. Non può essere un attaccante, perché in 109 partite ha fatto 9 gol. Non sarà un attaccante. Non immagino. È un attaccante. Ok, se è un difensore segna parecchio, cioè 8 gol, no, potrebbe essere sì. Un difensore. Potrebbe essere un difensore. Cavolo. Non te lo ricordi la Sampdoria? Ma di sicuro so chi è, però lì sì, non sì, mi sì. Viene. Allora, ti do un piccolo indizio, è un difensore. Ok, detto su questo giusto. È su un difensore questo. Sì. Però guarda, io ho difensori del Torino. Allora, non può essere Izzo. Non può essere Izzo. Vuoi un altro indizio? E prova. Poi anche io ti aiuto in quella dopo, che è bella tosta, eh. È pelato. È pelato? Sì. Oh mio Dio, c'ho un vuoto in testa, cavolo. Ti dico il nome. Dimmelo, va, mi arrendo. Lorenzo. Ah, ho capito adesso. De Silvestri. Cavolo, stavo pensando ai difensori centrali, non agli esterni, diciamo. Cavolo. Ma questa non so se puoi considerarla come punta, come punto, perché no, mi hai aiutato parecchio. No, infatti, questa qua non la consideriamo come punto, dai. Niente. Quindi quanto è il punteggio? E quindi siamo ancora a 3-3, giusto? 3-3, adesso tu devi mandarmi la quarta. Esatto. Quindi e posso tu... passare in vantaggio. Puoi passare in vantaggio, però ti avverto che questa è la più difficile dei 5. Ah, ok, vai, okay? Ci sono. Ok, preparati, ti sta arrivando. Vabbè, che cavolo è questo giocatore? Eccolo qua. Allora, è un giocatore che mi piace tantissimo, ragazzi, per questo motivo che mi è venuto in mente. Mamma mia, che giocatore, veramente mi piaceva un botto. Molto molto nel forte. NFC Baku. Ma che squadra è? Non lo so. Infatti adesso pensavo che tipo avesse pure smesso. Però tipo all'epoca era un giocatore molto molto forte. Questa qui è quella più difficile delle 5, quindi devo metterla una impossibile. Allora, sarà sicuramente un attaccante, perché solo gli attaccanti comunque
cambiano tutte queste squadre. Giusto. Bologna nel 2015, Bari nel 2016, Novara nel 2019. Ma che cavolo è? Allora, mi prendi veramente impreparato perché non ho completamente seguito le serie inferiori alla Serie A. Poi Neftchi Baku è in India, che dove cavolo è? Non lo so, cioè è un giocatore... Natale, è un giocatore... Natalia Neftchi Baku. È un giocatore che, diciamo, no, cioè nel senso... Prima, soprattutto quando stava al Sassuolo, ecco, li ha fatto bene al Sassuolo. Ha contribuito alla promozione del Sassuolo. Mi butto su un giocatore. Se non ricordo male, raga, sto andando a memoria, comunque giocò molto bene. Sì, nel 2011 poi. Mi butto su un giocatore, che sicuramente non sarà mai quello. Oppure vuoi un altro indizio? Vuoi un indizio? Sì, dai, dammi l'indizio. Ok, batte veramente bene le punizioni. Mi verrebbe in mente Cicciolodi, però non c'è il Catania. Certo. Che cavolo è? Un giocatore di Serie B? Calaiò? È la tua risposta definitiva? Sì. Ok, no, non è Calaiò. Chi è? E è il grandissimo Gianluca Sansone. Ah, lo conosci? Ma scusa, come ha fatto ad andare a rovinarsi a giocare nel Neftchi Baku? Non lo so, io infatti era da un po' che non lo vedevo, però... Io pensavo fosse ancora al Bologna. No, però, cioè, era da un po' che non lo sentivo, quindi neanche io so dove giocava adesso, cioè, adesso certo lo sappiamo. Lo conosco. Però, bello, mi piace tanto come giocatore, si è un po' perso forse negli ultimi anni, però in Serie B faceva la differenza. Ancora 3-3 quindi, e ancora 3-3 per entrambi? Sì, ti sei tolto quello pesante, infatti quello di dopo è facilino secondo me, quindi allora, mi sa che devo per forza indovinarlo questo. Questo qui è veramente difficile, ma ci puoi comunque arrivare. Ok. Vai, è difficile okay. Perché ti do, no, anzi, vabbè, te lo dico, non è un giocatore top player. Non è un giocatore top player? Oh mio no. Dio. Gioca nel Genoa, nella Lazio. Però c'è anche una... Cioè, nel 2014-2015 esperienza, sebbene con 4 presenze, la Juve. Allora, di sicuro non è un attaccante. Non può essere un attaccante con questi numeri. Cioè, al Verona ha fatto 3 anni. E ha fatto bene al Verona. Al Chievo, sì. Cavolo. No, solo era l'Hellas, non era il Chievo. Ho letto Verona. Ok, era l'Hellas. Hellas. Oh mio Dio. Hellas Verona. No, non può essere lui. Ma allora, forse ce l'ho. Però non penso sia lui, mi butto. Vai. Romulo? Giusto. Oh mio Dio. Giustissimo, Romulo. Mi son buttato. Giusto, no, infatti era difficilissimo, non so come tu abbia fatto. Guarda, è l'unico che mi è venuto in mente. Io da tipo Fiorentino, comunque Verona, Juve, Verona potrei avere... Cioè, sì, per me sarebbe stato facile, però comunque se non sei tifoso juventino non è che lo sai di Romulo. No, ma infatti non mi ricordo di Romulo alla Juventus, se devo essere sincero non me lo ricordo, ragazzi, non me lo ricordo proprio. 5-4 e vediamo se riuscirò a pareggiare. Eh sì, adesso no, scusa, puoi... 4-3, esatto. Adesso puoi pareggiare con un giocatore che non è difficilissimo, cioè si può indovinare assolutamente. Infatti, aspetta un attimo che... Aspetta, eccolo qua. Ti sta arrivando adesso. Vai. Ti è arrivato? Sì. Ok, eccolo qua. Allora, sarà sicuramente un giocatore portoghese. Ha fatto Belenenses, Porto, poi Napoli nel 2013. E poi Inter. Mm-hmm. Porto, quindi ha fatto magari una stagione deludente all'Inter, perché è ritornato nel Porto, poi Anderlecht e comunque poi nel Marsiglia ha fatto tantissime presenze, ha fatto anche 6 gol. E secondo me questo è un difensore o un centrocampista. Più centrocampista. Centrocampisti portoghesi che hanno giocato, oddio, centrocampisti o difensori portoghesi che giocano nel Marsiglia. Ma sai che proprio non ho idea. Lo conosci di sicuro, eh? Giocava nell'Inter, portoghese. No, però non ha giocato nel Napoli Quaresma. O a meno che... No, non ha giocato nel Napoli Quaresma. Me lo sarei ricordato. No. I portoghesi dell'Inter... Ti do l'indizio come tu l'hai dato a me? Vai. Non è un centrocampista. Ah, è un difensore. Perché 90 partite, 6 gol. O un attaccante scarso.
può essere un attaccante scarso, però scusami, il Porto non lo avrebbe comprato allora e gli avrebbe fatto fare 112 presenze con 7 gol. Sarà un difensore per forza. Difensore portoghese che gioca nel Marsiglia, che giocava nell'Inter poi. Mi viene in mente Maxi Pereira, però non so se sia portoghese. Mi sa più tipo uruguaiano. Poi, o Ricky Alves. No, sto facendo una confusione bestiale. Ma è difficile, di sicuro lo conosci, però il fatto è che, cioè, ovviamente questi giocatori li conosciamo tutti, però vedendo solo così magari non viene, cioè appena te lo dico subito ricordi. Certo, poi è vecchio, è del Marsiglia, non ci ho fatto neanche carriere, niente, non ci ho fatto niente. Mi butto sull'unico difensore centrale che mi viene in mente, Rui Fonte. Ok, è il grandissimo Rolando, difensore centrale. Che cavolo, assurdo. Sì. Ovviamente sono giocatori lì, però in quel momento non ti vengono, capito? Va bene, hai vinto. Okay, ci complimenti, sta. L'hai vinta tu. Ci sta. Lo potevo azzeccare, lo conoscevo, ma. Certo. Ma guarda, anche. Sì, ma anche Romolo mi è arrivato. Cioè, mi è venuto così in mente alla fine. Cioè, proprio così in mente alla fine mi è venuto. Va bene, quindi il punteggio è qui sotto. Sono riuscito a vincere, meno male. Ringrazio ZW Jackson per aver partecipato a questo video. Certo, grazie a te, Giuse. Ci siamo divertiti tantissimo e speriamo di farne altri di questi video. Adesso vediamo un po' come vanno questi. Vediamo un po' se voi appoggiate appunto questo format sul mio canale, che io non ho mai portato. Però, come ho detto prima, voglio sfruttare questo mese di agosto per fare questi video qua. Spero di aver fatto qualcosa di decente con la grafica, quindi ho messo tutte quante le squadre sotto, i punteggi eccetera. Quindi spero di aver fatto qualcosa di decente. Io vi saluto. Direi ciao, che ci possiamo vedere qui con un prossimo video. Va bene? Bella. Ciao.